Benvenuti in un nuovo video e benvenuti in un nuovo video recensione. Questa settimana sarà piena 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 di video recensioni perché, raga, sono uscite tantissime novità e, come ben sapete, io adoro sempre provare le novità e quindi io questa settimana vi dovete beccare un po' di video recensioni. Ma so che specialmente questo video non vi dispiace per nulla. Infatti, in tantissimi mi avete chiesto: Giulia, dai, ti prego, spozza la programmazione dei video, faccio uscire questo video se puoi, ovviamente martedì. Eccomi qua, ragazza, mattina è martedì, vi sto registrando il video recensione e voi tra qualche ora lo vedrete anche su YouTube. Sto parlando del nuovo marchio su AS Food, come ben sapete avete il mio codice sconto che è Giulia010 e sto parlando di questo tesorino Noccio Love. Eccolo qua, ve lo faccio vedere. Ovviamente prodotto in Italia, infatti c'è il bollino. Allora, raga, capita con queste qua, tutte hanno un prezzo di 5,99 euro, tranne una che costa 3,99 euro, che sarebbe il gusto originale, quello lì al cacao. Quindi andiamo, raga, ovviamente è una crema proteica come quasi tutte le creme che trovate comunque su AS Food. Vi dico la tabella nutrizionale per 100 grammi: ha 530 calorie, 35 grammi di grassi, 41 grammi di carboidrati, zuccheri 2,4, polioli 38 grammi, fibre 0, proteine 23. Quindi alla fine, rispetto comunque a tutte le altre creme proteiche, i valori siamo lì. Ma andiamo a vedere il sapore. Questa qui in particolare è ciocco bianco, quindi io presumo che sia cioccolato al latte e cioccolato bianco. Andiamo, andiamo, siete pronti? Io no. La consistenza, raga. Ha un po' l'odore di quella lì, fit porno, gusto cioccolato bianco. L'odore mi sembra quello lì. Ok, vi faccio vedere la consistenza. Bella. Veramente bella. Io penso che alla fine, però non voglio dire una stronzata, io penso, però non è tutto riempito il barattolino, è quasi metà. Comunque, la consistenza è molto bella, sembra proprio cioccolato bianco fuso. Io non vorrei dire una stupidaggine, ma penso che la starò per dire. Penso che sia perché comunque qui dietro non c'è scritto, però io penso che sia un po' a base di nocciole, cioè tutte quante hanno una base di nocciola, non lo so questa cosa perché non la vedo riportata dietro. No, vabbè, raga, andiamo a vedere il sapore. Assaggiamo. Allora, non riesco a decifrare bene il nome, il sapore. Perché somiglia molto alla fit porn, però con una consistenza completamente diversa, perché la fit porn era un po' più pastosa. Invece questa qui ha una consistenza molto più densa e molto più liquida, però non riesco a decifrare il sapore, cioè sento solo il cioccolato bianco. Sì, alla fine, raga, io sento solo il cioccolato bianco. Andiamo avanti, perché sapete che io la prima è sempre un po' così, io. Però devo dire che questo gusto in particolare, forse perché è simile all'altra, non mi fa dire wow. No, è buona, però non lo so. Andiamo avanti e poi facciamo un attimo una classifica e ci rendiamo conto già col secondo gusto. Io vado e pesco random. Andiamo avanti, raga. Con quest'altra qui, ovviamente, ha basso contenuto di zucchero ed alto contenuto di proteine. Questa qui è Noccio White, quindi nocciola e cioccolato bianco. Quindi secondo me questa già ci siamo. Eccola qui, ve la faccio vedere. Ok, raga, i valori alla fine siamo lì, 530 calorie, 37 grammi di grassi, carboidrati 40, questo è di meno carboidrati e di meno grassi, zuccheri 2,6, polioli 33, fibre 3,9, proteine 21. Ok, andiamo a vedere. La consistenza però, raga. Ah, questa già sì. Questa già è bella.
La consistenza è bellissima, cioè niente da dire. Infatti, raga, questa qui sembra proprio la crema all'interno del Kinder Bueno. Ok. Vediamo un po' il sapore. Questo è spettacolare. Sembra praticamente, sì, scusatemi la mia voce, sembra praticamente il gelato misto alla crema del Kinder Bueno. Questa è buonissima. Questa vedete già rispetto all'altra. Questa qui, raga, è una bomba. No, ma no, questa sarà una dipendenza. Notch White, raga, la va al primo posto. La si è classificata. No, raga, è buonissima. È proprio... Mi lascia un po' quella bocca fresca, però raga, mi lascia quel sapore bello proprio di nocciola, di cioccolato bianco. Quindi questa, raga, potete già fare l'ordine, mettetela nel carrello perché questa vi piacerà tantissimo. Quindi Notch White promossa. Andiamo avanti. Raga, andiamo con il gusto, quello lì scontatissimo perché con un prezzo lancio di 3,99 euro. Allora, raga, per quanto riguarda i valori, questi qua di meno rispetto agli altri: 418 calorie, 27 grammi di grassi, carboidrati 36, di cui zuccheri 0, polioli 35,05, fibre 0,77, proteine 26 grammi. Eccola qui, ve la faccio vedere. I vasetti non sono riempiti, volevo dirvi che non sono riempiti fino all'orlo, giusto perché poi qualcuno che l'acquista mi può dire, eh sì, però i vasetti non sono riempiti, quindi io ve lo dico. Eccola qui, oh. La faccio vedere. La consistenza non mi piace. Ok, raga, vediamo. Non mi piace perché è così, oh. Però vediamo un attimo il sapore, perché spero che non è come la consistenza proprio che al 101% non mi piace. Vediamo. Ora è buona. No, ok. No, avevo la sensazione che tipo schioccasse in bocca, no? Come io ho una sensazione che io odio. Invece no. Devo dire che si sente il cacao. Sono sporca? Sicuramente. Si sente il cacao, un po' amaro, però ci sta. È una crema molto particolare, ci sta come gusto nocciola. Per 3,99 euro prenditela, raga. Buona. Aspettatevi cacao. Sapete a cosa lo posso paragonare? Perché so che vi amate quando io lo paragono a qualche cibo. Mi ricorda un po' il sapore del gianduiotto. Quello lì però è un pochino più con quella nota amara, ecco. Buona raga, buona, promossa. Ci sta. Abbastanza semplice, poi ci sta raga per 3,99. Secondo me ne vale la pena. Potete inserirla tranquillamente nel carrello perché vi piacerà. Penultimo, penultimo gusto, cocco. Allora, raga, secondo io ho grandi aspettative per quanto riguarda questo gusto. Un po' di ansia, speriamo bene. Quindi raga, eccola qui. Mamma mia, raga, speriamo bene perché altrimenti mi arrabbio. Allora, per quanto riguarda i valori, 539 calorie, 38 grammi di grassi, carboidrati 39, di cui zuccheri 2,5, polioli 33, fibre 2,6 e proteine 21. Raga, vediamo, lo scopriamo insieme. Ho paura. Ok, vediamo. Mi mancava una crema al cocco. Raga, per quanto riguarda questa qui, si sente, aspettate. Ma ci sono i pezzi, secondo... Ah, questa è bella proprio. Questa è bellissima. Molto liquida. Con i pezzi di cocco io presumo che sì, sono pezzi di cocco. Adoro. Eccola qua. L'odore è molto buono, si sente il cocco. Ok, vediamo un po', assaggiamo. Pronti? Mamma mia. No, questo è al primo posto, ragazzi, ci sono i pezzi di cocco. Questa la finirò in un giorno. No, vabbè, raga, mi sono innamorata.
Questa, cocco, nel carrello. Marò, no raga, che buona. Questa è da capogiro. Ok raga, già io ho le mie preferite. No raga, magari è un mostro. È un mostro, questa si mette già al primo posto, cioè nessuna leva al primo posto. Mentre raga, per gli amanti del cioccolato fondente, non poteva mancare questa qui, Choco Dark. Vediamo un po', vabbè raga, i valori stanno là, quindi è inutile. Ma raga, ma quella cocco, cioè, è un sogno. Ok raga, Giulia, basta, vai avanti. Queste qui a base comunque cacao, cioccolato fondente hanno completamente una consistenza diversa, infatti sono molto più solide. Ok, però comunque alla fine. Questa è molto molto più solida rispetto alle altre, da come potete vedere. Amo, cioè sono buone le creme al cioccolato fondente, però. Mentre ragazzi, mi metto cocco contro al cioccolato fondente. Normale che il cocco finisce prima rispetto al cioccolato fondente. Buona. Cioccolato fondente, alla fine raga, è molto simile a quella Fit Porn. Il sapore, alla fine siamo là. Buona. Allora, se siete gli amanti del cioccolato fondente, visto che stanno veramente ad un prezzo stracciato e state cercando una crema al cioccolato fondente buona, proteica in commercio, allora dico sì, prendetela perché alla fine, raga, sa di cioccolato fondente, punto. Cioè, niente di chissà che wow. Cioè, alla fine è un gusto che vi aspettate, vabbè, il cioccolato fondente sarà sicuramente buono. Quindi, ricapitolando, le creme che sono entrate completamente nelle mie grazie. Primo posto cocco, cioè secondo me raga, cocco, se siete come me un amante del cocco dovete assolutamente prenderla. Quindi cocco, noccio white, quindi nocciola e cioccolato bianco, sono le due che secondo me vanno prese proprio ad occhi chiusi. Poi se state cercando una crema comunque al cacao, nocciola, io vi consiglio di prendere quella lì, gusto originale, quindi va al terzo posto. Un'altra particolare è cioccolato fondente che va al quarto posto e l'ultima sinceramente, proprio perché non, sinceramente secondo me non ne vale la pena, almeno per me, cioè non, di sicuro non la riacquisterò nel momento in cui finirà, di sicuro la finirò perché alla fine è buona, però secondo me niente di eclatante rispetto comunque a cocco e noccio white che sono capi nero mondo. E quindi Choco White va all'ultimo posto. E quindi, raga, mi raccomando, poi voglio vedere i vostri acquisti perché già so che tantissimi di voi stavano con i carrelli lì in sospeso perché stavate aspettando la mia recensione. Ecco qui la mia recensione. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Poi mi raccomando, mandatemi tutto su Instagram che sarò felicissima di vedere i vostri ordini e sarò felicissima di aiutarvi nei vostri ordini perché io adoro quando mi inviate gli screen. Giulia, ho bisogno del tuo aiuto, cioè raga, fatelo, inondatemi direct perché mi renderete la ragazza più felice di questo mondo. Il mio abbassamento di voce è sempre qui con me. Niente, raga, spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!